20.000 visitatori per la prima edizione, il Festival della Comunicazione allunga. 4 giorni dal 10 al 13 settembre, mescolati nelle strade di Camogli, 90 ospiti racconteranno il linguaggio. L'appuntamento presentato a Milano nella sede della RAI, che è media partner della manifestazione. Quest'anno avremo delle sorprese perché sono alcuni giovanissimi che sono dei leader, no, dei youtuber o dei giovanissimi blogger, no, che racconteranno e coinvolgeranno il pubblico in una serie di eventi. Il linguaggio della politica, dell'economia, delle arti e del digitale, tanti modi di comunicare come quello della televisione. Il tema è affascinante, quello del linguaggio declinato in tantissime sfumature. E quindi credo che sarà di grande interesse per i nostri ascoltatori, per la radio e utenti televisivi per quanto riguarda la televisione, sentire e vedere cosa succede. Dalla A di Piero Angela alla V di Violi, docente di semiotica all'Università di Bologna, la 4 giorni a Camogli sarà anche occasione per frequentare gli ospiti oltre le pareti virtuali delle conferenze. La cultura chiama cultura e la RAI non vi si sottrae. Giovedì 23 un altro appuntamento in diretta su RAI 3 alle 21. Dall'Hangar Bicocca la serata evento Io leggo perché. Scrittori e non solo, in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori. Sono un grande lettore, quindi per me è un piacere doppio poter come direttore di RAI 3 fare questa prima serata dedicata alla voglia della lettura, al piacere della lettura, diceva Pier Francesco Favino, anche al diritto di non leggere.